Ok, buon pomeriggio, benvenuti, come di voi già ci siamo salutati. Allora, siamo qui per parlare di intelligenza artificiale. Immagino già qualcuno di voi avrà sicuramente seguito qualche evento che parla dell'argomento, ormai è l'argomento, il tema di ogni giorno, di telegiornali, giornali, dappertutto, e chiunque parla di intelligenza artificiale. Noi lo faremo in maniera particolare. Abbiamo sfruttato la nostra di Escher. Alla fine di questa giornata avremo una guida che ci porterà a vedere le opere di Escher. E quindi vogliamo fare anche un po' di parallelismo tra questo artista eccezionale, conosciamo tutti, prima dicevamo, ricordiamo Escher magari perché ce lo ritroviamo come nelle copertine dei nostri libri, spesso si ricordo anche questa cosa qua, e che colpiva, no? Cioè queste opere particolari. Poi nell'immagine che trovate nella prima slide, e ringrazio Lorenzo, ci ha dato una mano a realizzare questi slide, parlando interrogando uno strumento che troviamo online, che probabilmente molti di voi già conoscono, che è da lì, e quindi facendo tra arte e algoritmi, nello stile di Escher, è uscita questa immagine, no? Questa è una rappresentazione. Escher, la complessità di Escher e l'intelligenza artificiale. Perché? L'intelligenza artificiale ha la sua complessità. C'è un libro, prima ne parlavamo, un libro interessantissimo di Douglas Hofstadter, se non si pronunci, parla di Gödel, Bach ed Escher. Sono artisti, matematici e musicisti, cioè un musicista come Bach. Cosa avevano in comune? Allora, in comune che trasformavano la complessità anche in semplicità. Se noi vediamo anche di fronte a un quadro di Escher, vediamo una cosa complessa, quasi impossibile, no? Sono quelle opere strane, queste scale che si attorcigliano. E così è anche l'intelligenza artificiale. Spesso noi quando andiamo a interrogare oggi ChatGPT, che probabilmente è quello che tutti noi conosciamo, perché ormai nel luogo comune quando parliamo di intelligenza artificiale alla fine arriviamo là. Poi oggi invece vedremo che esiste anche altro di intelligenza artificiale. Ci meravigliamo magari delle risposte che otteniamo. E in qualche modo è complesso, no? Nel senso, ma come fa a rispondere un modello, un programma, a dare queste risposte? Oggi parleremo anche di questo. Ma soprattutto parleremo di un prodotto che è OpenShift AI, che è un prodotto che ci permette, ci aiuta a realizzare le nostre applicazioni di intelligenza artificiale. Siamo aziende che oggi ormai abbiamo capito che se vogliamo sopravvivere, vivere nei prossimi anni, dobbiamo capire che l'intelligenza artificiale è ormai qualcosa che entrerà nelle nostre vite. E quindi questi strumenti, come OpenShift AI, ci aiutano a realizzare le nostre applicazioni. Aiutano anche ad entrare nei ragionamenti, in alcuni ragionamenti, nell'utilizzare le best practices. Ma chi sono io? Allora, io sono Fabio Spungia, il mio faccione, e sono sicuro, sono siciliano, e sono cloud engineer alla Martech, e il mio primo computer è la Dynamo 800XL, chi ce ne frega ma è il primo computer. Io dico sempre il mio primo computer, perché poi magari la gente, no? Quando se vi dico l'età, è come un numero. Però dire il primo computer fa capire che comunque sono sempre stato un appassionato del mondo tecnologico in generale. E la gente si medesima, no? Cioè, se tu dici il computer che utilizzavo in quel periodo, dici ok, allora un po' più avanti, no? Io utilizzavo magari un Core 2 Pro, no? Sono più giovane ed altro. Quando mi sono avvicinato all'intelligenza artificiale, nelle prime mie esperienze lavorative, lavoravo in un laboratorio di visione artificiale in un'università e mi occupavo appunto di visione. La visione, una visione artificiale è un ramo dell'intelligenza artificiale che cerca di interpretare le immagini. Un tempo le difficoltà erano tantissime. Noi lavoravamo, non so se qualcuno di voi si ricorda, il robottino della Sony, se non sbaglio, AIBO, è un robottino particolare. Ricordo, in laboratorio noi cercavamo di programmarlo, no? Per dargli una sorta di intelligenza. Ed era complesso, perché molte operazioni il robottino non lo poteva fare. Oggi, cioè, se penso invece alla capacità di calcolo, che è il mio telefonino, mi viene di sorridere pensando a quello che cosa avevamo al tempo.
E quindi cosa facevamo? Trasportavamo magari le informazioni, i dati del robottino, le mandavamo ad un computer, poi sul computer elaboravamo l'informazione e davamo l'ordine al robottino di compiere delle narrazioni. Oggi questo, grazie, diciamo, alla scalabilità, alle risorse illimitate del cloud, diventa tutto molto più semplice. E oggi sono passato al lato oscuro del cloud. Perché chiamo il lato oscuro? Il cloud, ormai penso che molti di voi, vabbè, si occupano di cloud, e conosco, c'è cioè, il lato chiaro del cloud, che è quello che noi utilizziamo tutti i giorni. Noi utilizziamo l'email, stiamo utilizzando un servizio che funziona nel cloud e lo utilizziamo in maniera trasparente, no? Nel senso, non vediamo la complessità che c'è dietro. Io mi occupo del lato oscuro, nel senso che cercano di far funzionare questi sistemi. Il gruppo Partec. Faccio parte di un'azienda, un gruppo. Il gruppo Partec è un gruppo dove la capofila è la Partec. E poi ci sono altre società, c'è Faberlic, Steamer, Swing. E il nostro gruppo agisce come digital enabler che guida le grandi imprese, PMI, aziende pubbliche, nelle difficoltà che incontrano nel processo di trasformazione al digitale. Noi veniamo incontro a 360 gradi, ci occupiamo di infrastruttura, sviluppo software, formazione. Beh, ci conoscete chiaramente, quindi non sto qui a andare oltre. Questo incontro è stato organizzato chiaramente da Partec in collaborazione con Red Hat, e poi ci sono anche alcuni nostri colleghi e amici di Red Hat con cui abbiamo collaborato per la realizzazione di questo incontro. Intelligenza artificiale, la conosciamo tutti? Beh, oggi sì, oggi la conosciamo tutti. Ai tempi, come vi dicevo, quando ho iniziato 20 anni fa ad occuparmi di visione artificiale, non la conosceva nessuno, nel senso che sì, si parlava di intelligenza artificiale, qualcuno diceva i robot, erano i robot di intelligenza artificiale. Oggi invece, essendo bombardati, diciamo, dagli organi di informazione, bene o male sappiamo tutti cos'è, lo sa pure il mio barista. Ieri sera eravamo a cena e raccontavo questo aneddoto, quindi puoi immaginare che in Sicilia, bar, Sicilia come dice Ficarra e Pigone, la Sicilia è un'economia fondata sul bar, no? Quindi praticamente si svolge parecchia vita all'interno del bar, i baristi devono sapere tutto, quindi sono super informati, leggono giornali, ascoltano il telegiornale. E in questo bar c'è Don Pippo, il barista, e un giorno mi disse, io ascoltavo queste informazioni, intelligenza artificiale, problemi, licenziamenti, insomma, tante cose che si parla, però aiuta, è potente, veloce. Mi fa la domanda: tu che ti occupi di computer, ma sta cosa qua che fanno male ai computer, che cos'è? Ma un piccolo, che sta dicendo? Sta cosa che fa male ai computer? Ma sta cosa, no, 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 non è che fa male ai computer, insomma, quello che ha sentito, non è che fanno male ai computer, aiutano i computer, praticamente saranno un supporto per l'uomo, per realizzare praticamente tutto quello che fa nella vita degli giorni. Però io ho sentito che qualcuno perderà il lavoro, ho detto, no, ma sarà così, sarà una trasformazione del lavoro, nel senso che sì, alcuni lavori invece si trasformeranno come qualsiasi tecnologia che è entrata, cioè nel senso che poi è diventata reale, si è fatto portare una trasformazione del lavoro. Quindi la gente dalle campagne è passata nell'industria e così sarà in questo modo. Nel senso, noi dobbiamo tenere conto anche che è una trasformazione, no? Cioè una tecnologia nuova che trasformerà la realtà. Ma il suo problema era che ci pensa un attimo, Don Pippo, e dice: ma il caffè lo sa fare? Mi faccio no, io la sono apposta. E chiaramente ognuno pensa al suo, no? E quindi lui era bello tranquillo. Don Pippo, tranquillo. Ma questo perché ve l'ho detto, a parte l'aneddoto. La cosa interessante è perché comunque tutti, bene o male oggi, sanno che cos'è l'intelligenza artificiale, comunque ne hanno sentito parlare. L'intelligenza artificiale, quando parliamo di intelligenza artificiale, sicuramente parliamo di un campo di essa che è il machine learning. Machine learning, che cos'è? Sono delle tecniche, delle strategie per poter far imparare le macchine a diventare intelligenti, diciamo così, cioè come una macchina può diventare, può apprendere. E una parte interessante del machine learning è il deep learning.
Deep Learning si occupa anche della realizzazione dei modelli, di intelligenza artificiale, quello che noi oggi ovviamente conosciamo. Esistono modelli piccoli, fissimi anni fa c'erano dei modelli molto piccoli, servivano per fare delle operazioni molto semplici, quelli medi. Oggi si parla di Large Language Model. Quando sentiamo GPT, quello è un Large Language Model, è un modello grandissimo. GPT 3.5 erano 175 miliardi di parametri. Cosa sono i parametri? Sono i pesi, no? Noi abbiamo queste. Il modello è una rete neurale. La rete neurale è una sorta di simulazione del cervello, no? Quindi abbiamo i neuroni, le sinapsi, i collegamenti fra i vari neuroni, e ogni neurone abbiamo dei pesi, per capire anche diciamo come deve spostare l'informazione da un neurone ad un altro. Questi pesi vengono chiamati comunemente parametri, quindi quando noi sentiamo 175 si riferisce proprio a quello. Sono i pesi che vengono, il numero di pesi che ci sono nel modello. E addestrare un modello cosa vuol dire? Definire questi pesi. Quindi cioè, questi neuroni li addestriamo per dare un peso, quindi quando noi diamo un'informazione al neurone, lui la modifica in base a quel peso e la trasferisce a un altro neurone. E così via all'interno di questa rete, per poi dare in uscita un altro, tutte le informazioni che non serve. Poi scrive a large model, no thanks. No thanks perché? Perché non, probabilmente non sarà così, nel senso che poi l'andamento, uno dei pattern che ritroviamo ricorrenti nel mondo ICT è quello che noi iniziamo per esempio con i mainframe, no? Poi siamo passati ai cluster. Abbiamo iniziato a sviluppare in maniera monolitica, no? Il programma monolitico era tutto un pezzo, tutto assieme. Poi siamo stati in microservizi, siamo passati in database, eravamo l'unica macchina, database in questa macchina. Ora abbiamo invece un database distribuito, abbiamo le blockchain, sono anche una distribuzione delle informazioni. E quindi mi aspetto che comunque l'andamento è anche questo. Gli ultimi articoli di ricerca che stanno uscendo stanno prendendo anche questa direzione. La creazione anche di modelli che sono specializzati, che magari tramite gaming, hub, ognuno li chiama in modo diversi, riescono a parlare fra di loro. Quindi immaginate un team di varie intelligenze artificiali che parlano fra di loro per dare a noi la soluzione. Tra l'altro c'è anche una società. Io noi qui tutti questi prodotti da dove arrivano? Clienti degli Stati Uniti, no? Ne aspettiamo, gli Stati Uniti ci danno questa cosa qua. Invece no, dobbiamo sapere che esistono anche delle società in Europa, c'è la Mistral che è in Francia, che sta investendo tantissimo, ha preso anche tantissimi fondi ultimamente, e hanno realizzato anche loro dei modelli di large model, large language model, che stanno avendo anche un discreto successo, che impattano in performance anche modelli sono più e soprattutto sono anche open. Il fatto che sono open vuol dire che noi li possiamo anche installare, quindi hanno delle licenze particolari, bisogna sempre consultare i link di quello che sto dicendo, però sono dei software che noi possiamo installare dei modelli in una nostra infrastruttura, quindi non dobbiamo interrogare, quindi spesso uno dei problemi è che dobbiamo trasferire dati per interrogare questi modelli, dobbiamo trasferire le informazioni all'esterno. OpenShift AI cos'è che fa? Mette in comune questi due mondi, l'intelligenza artificiale e il cloud computing. E il cloud computing chiaramente con tutto quello che comporta, il mondo containerizzato, non sto qui ad entrare nei dettagli della tecnologia che c'è dietro. Ma una cosa importante, secondo me, di OpenShift AI, al di là dell'aspetto tecnologico, è quello delle best practices. Allora, ci troviamo di fronte, come dicevamo prima, a un'evoluzione, una rivoluzione. Una rivoluzione che ha anche delle perplessità in tutti noi, cioè nel senso che se noi guardiamo anche, diciamo, le varie governance sopra di noi, troviamo anche delle difficoltà a far capire perché è necessario, perché è importante trattare da subito questi argomenti. Ma questa criticità, perché spesso non si crede? Perché abbiamo paura, no? È come essere scettici. Io ricordo, per esempio, mio nonno diceva, lui abitava in un paesino particolare e di montagna, che non era arrivata subito l'elettricità. L'elettricità al tempo che non era arrivata quando era bambino, non era arrivata subito. L'elettricità era una nuova tecnologia.
era una nuova tecnologia e anche lì c'erano delle perplessità, elettricità, perché solo la candela perché aveva bisogno di elettricità. Quindi c'era la diffidenza di fronte a questa tecnologia, che io purtroppo vedo oggi in tanta gente, cioè c'è tanta gente che c'è questa diffidenza, ma vi assicuro che è la stessa cosa dell'elettricità. Cioè noi fra qualche anno, quando ci ritroveremo a parlare di intelligenza artificiale, sarà come accendere una luce. Per noi accendere la luce, la tecnologia, non è una tecnologia, l'elettricità. È qualcosa di naturale, qualcosa come se fosse sempre esistita. La stessa cosa sarà l'intelligenza artificiale. Cioè, sarà una tecnologia che sarà talmente pervasiva in tutto quello che noi facciamo, che sarà naturale. Quindi la troveremo naturale. Dobbiamo impararla. Quindi la cosa importante è impararla. OpenShift AI ci dà anche le best practices da un punto di vista tecnico per poterla utilizzare, per poter utilizzare questa tecnologia. E non ha limiti di linguaggio. Spesso per esempio un'azienda dice ma io ho tutti i programmatori Java, so che l'intelligenza artificiale si fa in Python. No, è multilinguaggio, quindi tu puoi utilizzare qualsiasi linguaggio, nel senso hai la possibilità, hai delle librerie, e poi utilizza, certo, c'è sempre quel linguaggio che è prioritario di un altro, però è molti linguaggi. E la collaborazione fra gli utenti. Poi a un certo punto parleremo avanti anche di collaborazione. OpenShift AI, come tutti gli altri prodotti, OpenShift ti garantisce la sicurezza aziendale, nel senso che ha già dentro nel prodotto, è stato già realizzato il prodotto con la sicurezza in mente. E quindi tutte le problematiche di sicurezza che ormai quanti noi conosciamo sono già state definite a priori. E l'integrazione con i servizi, non stiamo prendendo un prodotto, utilizzando un prodotto che è isolato, stiamo utilizzando un prodotto che è integrato anche con servizi sia interni che esterni, che possiamo installare all'interno della piattaforma che al di fuori. Chi sono gli attori? Gli attori sono data scientist, sviluppatori, operatori cloud, aziende con esigenze di compliance. Perché ci sono a volte sempre limiti normativi, regolamenti interni. Ok, possiamo soddisfarle. Abbiamo questa flessibilità con la piattaforma che possiamo soddisfare tutte le esigenze. E le aziende che vogliono modernizzare le loro applicazioni AI. Una delle domande che spesso si fanno gli sviluppatori, no? Hanno un'applicazione, dice, ma io ho l'applicazione perché ho bisogno dell'intelligenza artificiale. Perché probabilmente puoi migliorare un aspetto, innanzitutto puoi utilizzare l'intelligenza artificiale pure per programmare e quindi ti può aiutare nel scrivere il codice, nel controllare quello che stai scrivendo. In ogni caso puoi modernizzare la tua applicazione perché puoi rendere qualcosa in più che tu non ci hai pensato. E tutti stanno aggiungendo un modulino di intelligenza artificiale. Io guardavo anche delle app che scarichiamo sul telefonino, abbiamo tantissime app con AI. Ok, quindi che cos'è? Ognuno sta puntando ad aggiungere quell'add-on, quel qualcosa in più che ci aiuta, che ci dà dei suggerimenti. Cerchiamo una casa e lui fa un'analisi delle nostre preferenze e ci dà un'indicazione. Tutte le nostre applicazioni sicuramente possono beneficiare. Use case. Allora, use case ce ne sono tantissimi, dalle frodi, le troviamo dappertutto, e riuscire a utilizzare un modello che riesce a capire le frodi che fanno per esempio nelle nostre aziende. Quindi noi abbiamo i dati, uno dei punti di forza di un modello di intelligenza artificiale sono i dati, abbiamo i dati, non abbiamo di intelligenza artificiale. Noi abbiamo tantissimi dati, quanti dati alla nostra azienda? Cosa facciamo di questi dati? In una pillola che abbiamo distribuito tramite il nostro canale Instagram che consiglio di seguire, e a un certo punto dico trasformiamo il grigio dei dati grezzi in una tavolozza colorata di possibilità di applicazione. Perché il grigio, il dato grezzo, se noi prendiamo il dato, queste tabelle Excel con un sacco di dati all'interno, se ce ne facciamo? Ce ne facciamo nulla se prendiamo il dato grezzo. Ma se noi lo elaboriamo e cerchiamo di trovare da questi dati delle informazioni che ci aiutano a dare delle informazioni, quindi per esempio parlavo delle frodi, allora noi abbiamo valorizzato quel dato, abbiamo dato un valore a quel dato, cosa che le big company fanno costantemente. I social network, che sono gratuiti, lo possono fare perché noi stiamo dando dei dati.
training di modelli, manutenzione predittiva. Manutenzione predittiva ne parlo sul nostro magazine Human2, un magazine interno aziendale, se volete abbiamo anche il QR code, se volete scaricarlo. Manutenzione predittiva che oggi sta andando a sostituire, o meglio, è complementare la manutenzione preventiva. Preventiva non c'è, nel senso, noi facciamo per esempio manutenzione su degli apparati soltanto perché sappiamo che dopo tot tempo o dopo tot utilizzo l'apparato deve essere sostituito, ma in realtà non abbiamo nessuna indicazione se l'apparato ancora sta funzionando o meno. Se noi possiamo invece monitorare dei parametri tramite ad esempio dei sensori o altro, possiamo riuscire a capire se ci sono dei segnali per cui i nostri apparati stanno andando a non funzionare, cioè andranno a non funzionare. Quindi quelle possiamo fare delle previsioni e risparmiamo un sacco di soldi. Analisi di sentimenti, ottimizzazione supply chain e tanti altri. Per cui ho elencato un altro, prendo l'ultimo, l'analisi, classificazione e interazione documentale. Uno dei problemi è che abbiamo tantissimi documenti. Se noi dobbiamo estrarre dell'informazione, qui noi stiamo investendo anche parecchio sulla Cognitive Search, sulla ricerca praticamente di informazioni. Noi abbiamo tanti documenti, li dobbiamo classificare. Li dobbiamo classificare e dobbiamo estrarre informazioni dal documento. Cosa facciamo? Prendiamo il documento, cercare, leggere, fare di ricerca, cerchiamo la parola, ma la parola a volte è insufficiente. Dobbiamo trovare il contesto. A volte c'è un sinonimo che magari abbiamo utilizzato nel documento. Utilizzare un motore di intelligenza artificiale, un modello di intelligenza artificiale, lo fa lui. Nel senso, riesce a cercare, noi possiamo scrivere in un linguaggio naturale, lui può cercare all'interno del documento quello che noi stiamo cercando, non di un documento, stiamo parlando di tantissimi documenti. Considerate i documenti finanziari, quanti documenti finanziari abbiamo. E poi, scusate, dobbiamo interrogarli. Come facciamo? 10, 100, 1000 documenti, come facciamo a interrogarli tutti contemporaneamente? Un sacco di tempo che può essere invece risparmiato. E pensate, se dobbiamo automatizzare questo processo, abbiamo bisogno proprio di una piattaforma che ci aiuta a farlo. I campi, i settori, i benefici sono tanti, sono qui, sono elencati alcuni, l'automotive, la guida autonoma, la condizione predittiva, che è quello che dicevamo prima, sono tantissimi, Telcos, sicuramente qualcuno di questi probabilmente anche vi identificate. Ma passiamo di nuovo a OpenShift AI. Shift AI nasce, è un prodotto Red Hat, dicevamo, e come tante altre volte Red Hat prende dal mondo open source e trasforma dei prodotti che sono open, aperti e quindi utilizzati largamente dalla community in prodotti enterprise, aggiunge un supporto premium su questi prodotti, molti di questi ne garantisce anche un supporto, nel senso che ci sviluppa sopra, quindi questo è per esempio Kubernetes. Kubernetes è un progetto, è un orchestratore, probabilmente qualcuno di voi già lo conosce. Comunque, quando parliamo di cluster oggi dove girano le nostre applicazioni, probabilmente la nostra applicazione girerà su un cluster di Kubernetes. E OpenShift ha la sua distribuzione Kubernetes che aggiunge tante caratteristiche, dalla sicurezza a tanti altri altre componenti che migliorano la qualità di base di Kubernetes. E la stessa cosa è stata anche fatta con OpenShift AI. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo per esempio il progetto Fedora, un community project, un software che tutti quanti possiamo scaricare, una distribuzione di un sistema operativo che noi scarichiamo. Kubernetes, come dicevo prima, stessa cosa OpenShift AI. Sono stati presi dei software che sono largamente utilizzati nella community, quindi sono anche qua la best practice. Prendo un prodotto che utilizzano 10 persone, prendo un prodotto che è utilizzato dalla community, quindi viene utilizzato da tante persone, quindi sicuramente è un prodotto che anche tenderà a migliorare. È stato creato Open Data Hub, ed è un community project che mette assieme un po' tutti questi software, ed è nato OpenShift AI. Allora, è importante parlare anche di questo MLOps. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di DevOps. Ok, è una metodologia che unisce DevOps, unisce le pratiche di sviluppo
alle pratiche, alle operation, no? Le operation sono anche parte di installazione, deploy, del funzionamento della nostra applicazione. Il MLOps è l'evoluzione. Cioè, quando noi parliamo oggi di sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale, non possiamo fare meno di parlare di MLOps. E quindi questi campi, questi mondi, machine learning, DevOps, data engineering, si uniscono e abbiamo MLOps, che è un insieme di pratiche e metodologie che ci permettono, diciamo, di unificare questi mondi. In gioco alcuni strumenti. Uno di questi strumenti sono i Notebook Jupyter. Notebook Jupyter è uno strumento di programmazione interattiva. Abbiamo testo, abbiamo codice, abbiamo i risultati del codice, perché qui ci sono delle immagini, e possiamo anche interagire. È un documento che noi lo utilizziamo per tante attività, cioè nel senso, lo utilizziamo quando abbiamo un'idea, no? In azienda c'è un'idea, ve ne parlerò poi anche alla fine, c'è un'idea, avrei questa esigenza. Allora, la prima cosa che cosa posso fare? Vado su OpenShift AI, apro un progetto, vi farò vedere, e posso utilizzare un notebook. Quindi comincio a scrivere del testo, possono partecipare anche altre persone, aggiungo un altro testo, no? Qui possiamo partecipare tutti, non abbiamo bisogno di scrivere testo, non abbiamo bisogno di competenze particolari. Ma poi entra data analyst, comincia a capire, ma i dati dove ce li abbiamo? I dati ce li abbiamo qui, ok, come riusciamo a prenderli? Quindi si comincia a lavorare su un unico documento, nello stesso documento allora comincia a mettere il file là, ok, ti carico il file là sopra, poi arriva un altro, data engineering, e magari cerca di capire come ingegnerizzare il dato. Dobbiamo fare anche pulizia dei dati, cioè data cleaning, no? Si parla di data cleaning, di pulizia dei dati, spesso noi abbiamo tantissimi dati, ma i dati non sono. Quindi dobbiamo pulirli. Quello è un lavoro importantissimo. Cioè io penso che ci sarà tantissimo lavoro sul data cleaning. Cioè, nel senso, persone che magari non hanno degli skill particolari, però probabilmente possono fare pulizia del dato. E qualcuno dice, sono leggende che dicono che nei paesi orientali già questo viene fatto. Non ci sono proprio delle human computing, che lo chiamano, ci sono proprio delle persone che fanno proprio questo. Nel senso, gli danno dei file e loro li devono pulire questi file. L'intelligenza artificiale ci può venire anche incontro nella pulizia di alcuni dati. Ora vi faccio vedere qualche esempio. Sono esempi di machine learning, di deep learning. Non vado nel dettaglio perché probabilmente non ci interessa, diciamo, più di tanto. Ok, questa è la piattaforma di OpenShift, probabilmente qualcuno di voi già la conosce. Quando installiamo OpenShift AI, non facciamo altro che installare degli operator. Ci sono degli operator, gli operator sono praticamente degli add-on, no? Come i plugin che noi installiamo sul browser, per intenderci. E qui abbiamo dei plugin che vengono installati. Sono alcuni plugin che sono di requirements, e poi c'è questo operator, si chiama Redact OpenShift Data Science. Però qua spendo un attimino due parole. Redact OpenShift Data Science era il nome del prodotto OpenShift AI fino a qualche mese fa. Red Hat ha fatto un cambio di nome a dicembre, quindi se voi cercate online spesso troverete OpenShift Data Science, ma è lo stesso prodotto in pratica. Questo è l'operator, ancora si chiama OpenShift Data Science. Una volta che viene installato si fanno determinate configurazioni, questa è una delle attività che facciamo noi. E in ambienti che sono connessi, che sono esposti direttamente alla rete pubblica, è un'operazione, diciamo, più o meno semplice, non richiede particolari competenze. In ambienti, configurazioni di rete particolari richiedono determinate competenze. Noi ultimamente abbiamo fatto l'installazione per un nostro cliente, immaginate, in una rete completamente disconnessa. Perché? Perché per esigenze il nostro cliente aveva un'esigenza di stare completamente disconnesso. Perché? Perché i dati che verranno inseriti là dentro devono avere la sicurezza che non escono. Quindi eravamo in un ambiente completamente disconnesso. Con un caro collega Matteo Sartre, abbiamo lavorato un po' e ci siamo riusciti, abbiamo installato OpenShift AI e ora il cliente lo sta utilizzando. Quindi anche questo, la versatilità di installare questa applicazione anche in ambienti particolari. Quando viene installata, comunque qui dal menu abbiamo il link OpenShift AI e ci porta qui, vado qua direttamente, non vorrei avere problemi diretti. E questa è la schermata generale di OpenShift AI.
Qui troviamo diversi progetti, perché questi sono i progetti in cui qualcuno vi mostrerò, e ci sono varie risorse. Risorse che sono, spesso sono dei tutorial che noi possiamo seguire. Ci sono tutorial del DPM, ci sono tutorial per utilizzare anche GPU e anche altre applicazioni, quindi applicazioni specifiche. Chi sviluppa applicazioni del genere si è avvantaggiato, nel senso che poi segui un tutorial e quindi in pochissimo tempo già sei pronto per poter utilizzare la piattaforma. E qua c'è anche una parte di quelli che dicevo di clinica, sono quelli prodotti anche del DPM che aiutano proprio a pulire i dati. Wine Data Science Pipeline, qualche okay, qui non ho caricato la pipeline di quel progetto. Quello che vi volevo far vedere io sono i due progettini semplici. Allora, qua ho preso praticamente, allora, questo è il notebook, non vi parlavo prima del notebook, come vedete. Abbiamo del testo, abbiamo del testo che possiamo tranquillamente formattare, insomma, mettere dei link, link esterni, e all'interno del testo abbiamo pure il codice. Quindi chi ha le giuste competenze può chiaramente leggere il codice, chi non ha le giuste competenze può anche andare oltre, nel senso può eseguire il codice, sono dei comandi per poterlo eseguire e va avanti, e può fare anche determinate prove. Io, per esempio, in questo modello ho utilizzato questo notebook, ma per farvi vedere, anche per questa occasione, per farvi vedere anche alcune applicazioni, no? In questo caso ho preso un'immagine dal nostro Instagram, ci sono dei nostri colleghi, non lo dare. E in questo particolare notebook si occupa di svolgere operazioni di object detection, nel senso dell'individuazione di oggetti all'interno dell'immagine. L'immagine, come vedete, è un'immagine particolare, nel senso ci sono, anche a livello di luminosità non è perfetta, ok? Però ho dovuto provare, ho detto, vabbè, proviamo, vediamo come funziona con questo modello. Allora, qui, praticamente, l'ho dovuto addestrare il modello nuovo, quindi in questo caso c'è stato bisogno di addestrare, ci sono state effettuate delle operazioni per scaricare i dataset, mi ha individuato, ok. Allora li applichiamo in tutoriale, come funziona, do individuazione di almeno 5 oggetti. Riparte, fa l'asterisco, come vedete è abbastanza veloce, non è nemmeno abbastanza performante, cioè nel senso non ho messo il nodo dove sta girando, non ha tantissimo processore, non ha nemmeno una GPU. E lui riesce a individuare, come vedete, 5 persone all'interno della. Perché noi abbiamo messo una detection di 5, mettendo qui, non so se lo vedete, c'è anche una percentuale, nel senso lui quando crea questo bounding box, questo rettangolo all'interno della persona, dice per me questa persona all'87%, 087 è una persona, nel senso che ha degli elementi in base ai dati che io avevo, con cui sono stato addestrato, mi fanno dire che all'87% questa è una persona, e così via. Da anche altri dati. Se noi aumentiamo la detection, quindi aumentiamo, diciamo, ma trovami 30 oggetti. Ok, allora lui a questo punto trova tantissimi oggetti. Trova tantissimi oggetti, ha trovato la sedia, vedete qua c'è una sedia, trova dei libri, trova anche tante altre persone, ma trova pure elementi, ecco qua per esempio c'era un cappello e lui dice la persona. Ma è una persona 0,18. Ma questo perché faccio vedere, non è perché il modello non funziona bene. Quando noi dobbiamo creare un'applicazione di intelligenza artificiale, e questo notebook, per esempio, c'è nulla, perché possiamo fare pure queste prove, noi sono due le cose importanti: il dato d'ingresso è il dato che noi gli stiamo proponendo, cioè il dato d'ingresso con cui è stato addestrato il modello, e il dato con cui noi stiamo interrogando, quindi l'immagine che stiamo utilizzando. L'immagine che stiamo utilizzando è un'immagine che il modello con cui è stato con i dati che sono stato addestrato poteva interpretare quegli oggetti, oppure dovevamo fare qualcosa di pre-processing nell'immagine, dovevamo migliorare forse qualche aspetto, dovevamo intoccare qualcosa, qualche elemento, sì. Allora cosa succede? Che noi internamente allora, cerchiamo di capire tramite questi strumenti come risistemare questi dati, o cerchiamo di riaddestrare il modello con immagini che noi abbiamo.
Considerate per esempio che sono immagini di videosorveglianza, per cosa vengono utilizzati? Per esempio l'individuazione delle persone. Vengono utilizzate nella videosorveglianza, sia delle aziende, nelle stazioni, nei porti. Quindi io voglio vedere per esempio se c'è troppa gente, quindi posso fare il conteggio delle persone. Posso vedere per esempio se c'è una borsa. Se io lascio una borsa, devo far scattare un allarme se lascio una borsa incustodita. E quindi però che c'ho? L'omino che sta dietro una telecamera e lascia la borsa? No, questo è un sistema intelligente che lo fa in maniera automatizzata. Appena vede che c'è una borsa con una certa soglia, chiaramente, allora fa scattare un warning. Il warning cosa fa? È un avvertimento, magari avverte un omino, una persona, e va a vedere se effettivamente sì, è una borsa e quindi chiama il servizio di sorveglianza. E così via. Questa è per esempio un'applicazione. Un'altra applicazione interessante è la pose estimation, sempre sulle immagini stiamo parlando. La pose estimation data, ok, data praticamente dalle persone, partire il video, se riesco a farlo partire. Ok, qua gli stiamo dando un flusso video, quindi non un'immagine, stiamo dando un flusso, e lui anche in tempo reale riesce a simulare il modello e a creare questa posa, cioè nel senso proprio queste linee che voi trovate, trovate i punti fermi del nostro corpo e quindi come si muovono. In base a come si muovono io riesco a capire e interpretare anche le posizioni che stanno assumendo. Qua siamo per esempio all'interno di uno store, la gente si sta fermando troppo a lungo su un punto, cosa sta succedendo in quella posizione? Una persona si prende e si accascia a terra, si è sentito male. Ok, tutto in maniera automatizzata, non hai bisogno di personale per fare queste operazioni. Sono posizioni, e una persona per esempio sta con le braccia alzate, c'è qualcosa che non va, quindi sta chiedendo aiuto. Una persona sta con la mano dritta, potrebbe essere qualcuno che sta puntando una pistola. Quindi riesco a interpretare le posizioni delle persone, quindi se c'è una situazione di difficoltà. O posso individuare, per esempio, le persone non riescono ad arrivare a prendere un oggetto, o le persone si abbassano a prendere l'oggetto, quindi anche a livello di come devo posizionare gli oggetti di scaffali. E questo che ci sembrano delle cose strane, no? Vengono già utilizzate, nei store negli Stati Uniti vengono già utilizzate queste applicazioni. Un'altra cosa che volevo farvi vedere invece è questo qua sulla detection delle frodi. Là abbiamo visto delle immagini, qui abbiamo dei dati. Dei dati, se si vede voi, ok, non riesco più. Qui abbiamo un file, vediamo se riesco ad aprirlo. Abbiamo un file CSV, un file Excel, così, con tantissimi dati. I famosi dati che vi dicevo io che noi abbiamo, nel nostro azienda abbiamo tutti questi dati, li utilizziamo. Ecco, questi qua sono dei dati che per esempio potremmo avere. Sono dei dati per esempio, che ci hanno fatto individuare che questa transazione, sono delle transazioni, e queste non erano una frode, e alcune sono delle frodi. Questa era uno, l'ultima però una frode, alcuni sono zero, alcuni sono uno, è stata una frode. E poi ci sono delle indicazioni dei parametri, per esempio la distanza da casa, cioè la distanza da casa vuol dire l'IP per esempio, la residenza dell'utente che ha fatto l'acquisto, quant'è la distanza, quella distanza l'ultima transazione, sono vari valori, ho usato il chip per fare la transazione, no, ho usato il PIN o meno, tutti questi parametri vengono messi, sono un milione di dati, un milione di righe, vengono dati in pasto ad un modello, cioè viene creato un modello con questi dati, e poi cioè, vedete c'è proprio il codice per costruire il modello, i parametri non ci interessa, viene salvato il modello. E poi alla fine, una volta che il modello è stato salvato, una delle operazioni che si fa è validare il modello, nel senso creiamo questa matrice particolare, già il nome si chiama Confusion Matrix, già il nome già si può dire si chiama Confusion Matrix, sono un po' brutta. Però in realtà cosa che ci va a indicare? Ci va a indicare dei valori, sono valori di falsi positivi. Nella diagonale trovate i dati in quantità reali, nel senso che lo 0 sta a indicare che il valore non era una frode, no? Nell'asse dell'X. Nell'asse dell'X invece abbiamo le predizioni, cioè quello che ci dice il modello. Quindi abbiamo per esempio il box, quello che vedete colorato blu,
è il box di frodi che non erano frodi e il nostro sistema ha detto non è una frode, ok? E funziona abbastanza bene perché su circa 190.000, insomma, 200.000 valori di test che noi abbiamo dato in pasto, 182.000 dicono non è una frode, quindi il nostro modello sta funzionando abbastanza bene. Soltanto 18 di non frode l'ha valutata come un falso positivo, cioè ha detto non era una frode, però il nostro modello ha detto è una frode. Questo cosa vuol dire? Niente, che si sarà sicuramente avvertito con un personale umano, un umano, che andrà a controllare se quella è realmente una frode o meno. Ma solo 18 volte, non ha dovuto controllare l'attenzione. E per quanto riguarda invece il lato positivo, cioè nel senso quelle che erano le frodi, funziona un po' meglio, un po' peggio. Però diciamo che comunque ha individuato 12.000 frodi, 5.000 non è individuale. Quindi questo che cosa vuol dire? Che non è individuato 5.000, cioè, ah però non funziona, 5.000 non le ha beccate, io 12.000 sì, 5.000 non le ha beccate perché? Perché forse il nostro modello non è tanto buono, cioè forse manca qualche parametro in più, e quindi cosa si fa? In quel ciclo che vi mostravo prima, si ritorna di nuovo dal data analyst, che analizzerà questi 5.000 casi e cercherà di capire, ah ma che cosa c'è che manca? Sono dei dati che mancavano? Possiamo aggiungere questi dati nel nostro dataset? Oppure l'altra informazione è, c'è un parametro in più che ci permetteva di migliorare il nostro modello? E eventualmente si aggiunge il modello. L'ultimo esempio che volevo farvi vedere ha addestrato praticamente un modello con delle immagini di un cagnolino, poi vi fa vedere proprio il nodo di cui vedevamo prima, di chi sa tutta questa parte che generalmente non vi interessa. Cioè questa parte di Stable Diffusion è praticamente un programma che ci permette di realizzare queste immagini dal testo, quindi da un testo in basso e lui ci realizza un'immagine. E allora cosa hanno fatto? Hanno addestrato dandogli delle immagini di, ecco qua il cagnolino, ok, gli hanno dato tantissime immagini, hanno fatto la foto, hanno preso un cagnolino, hanno messo il cappellino rosso, hanno fatto tante foto di questo cagnolino in diverse angolazioni. E le hanno dato in pasto questo modello, così come noi avevamo dato in pasto quelle righe che erano al testo, però danno in pasto delle immagini. E hanno fatto training di un modello, una continent, se non sbaglio. A un certo punto poi hanno utilizzato Stable Diffusion, qui mi risparmio dalla parte di elaborazione, mi spiego in maniera dettagliata tecnica, ma penso che non interessa, ecco qua c'è la parte delle pipeline, sulle varie fasi che noi possiamo utilizzare fino al serving del modello, quindi cioè dall'idea riusciamo a servire il modello, quindi noi riusciamo ad avere alla fine un endpoint, quindi un URL, per dire, che noi possiamo chiamare, e questo URL possiamo crearci un'applicazione intorno. Quello che mi fa, ok, ho messo online l'applicazione. Come vedete lavorano tutti da interfaccia, no? Cioè non c'è linea di codice, Shift poi anche. Ok, e qua c'è la parte finale. Nel senso lui dice, where is that Teddy? Del cagnolino, dov'è Teddy? E lui dice, on the beach. Quindi in realtà l'applicazione è questa, lui sta interrogando, gli dice, mostrami Teddy, lui sa quindi chi è Teddy, cioè nel senso un cane con un cappello rosso. E il cane con il cappello rosso l'ha addestrato perché le foto gli ha messo quelle foto, gli dice sulla spiaggia. E allora lui gli dà queste immagini. Queste immagini non sono immagini reali, sono immagini che sono state prodotte dall'intelligenza artificiale, ti dà varie opzioni. E questo, vabbè, a livello di marketing, a livello pubblicitario, è chiaramente oro, perché nel senso che devi creare un'immagine, ma poi, così come l'immagine quella che dicevamo all'inizio, no? Per creare un test che abbiamo scritto tra com'era Escher e gli algoritmi, tra arte e gli algoritmi, con lo stile di Escher, uscire dall'immagine, la stessa cosa qui. Ma quindi scusa, l'immagine del cane rimane, se ne carico 30, quella rimane la stessa immagine del cane. Lui ha preso l'immagine che l'ha elaborata, quindi lui ha capito. Ma non è fatto qui secondo, se mettiamo. Cioè le 30 immagini, per esempio, che ho caricato il cane, quelle rimangono statiche. No, no, non sono rimane statiche, lui l'ha rielaborato, lui ha capito che cos'era un cane col cappello rosso. Perché comunque ha altre informazioni. Ah, ok.
lui ha dentro di sé altre informazioni, forse il cappello rosso, quindi, però lui in particolare un cane con il cappello rosso l'abbiamo quindi condizionato il sistema, abbiamo condizionato il sistema per dire ok, il cane con il cappello rosso prendi questo tipo di cane. Ho visto Talai. Talai è un'applicazione che stiamo sviluppando internamente, un'applicazione che è stata suggerita da Resource Marketing. Da noi Resource Marketing ci fa lavorare tantissimo. Però ho avuto una bella idea perché a noi serviva, che vi racconti in retroscena come nasce Talai, giusto? Laura, raccontiamo un po' come nasce Talai. Talai nasce da un'esigenza reale dell'azienda, nel senso di avere un sacco di curriculum. Come faccio? Cioè, devo andare uno per uno, devo controllare, cioè, ho una posizione, noi cerchiamo delle posizioni, devo verificare se quel curriculum, cioè vorrei un parametro veloce che magari mi dice, poi chiaramente non lo devo leggere il curriculum, però vorrei un parametro veloce perché magari quelli là che sono più interessanti li metto su, no? Cioè metti il curriculum su, quelli sono meno interessanti per quel profilo, ma li leggo dopo. Se ho tanti curriculum, questo quanto tempo mi fa risparmiare. Allora, ha chiesto a noi, dal gruppo, parte, mi sono messi un po' tutti quanti insieme un po' a lavorare su questa cosa qua, cioè soprattutto Sandro, il nostro Sandro, che subito ha preso la palla al balzo perché dice ok, così abbiamo un'applicazione, quindi desiderosi di avere un'applicazione dove possiamo un po' sperimentare. E è uscito Talai. Talai che lo trovate anche oggi, se non sbaglio ieri, oggi sul Sole 24 Ore. Se prendete c'è proprio un trafiletto che parla proprio di Talai. Ed è un'applicazione che utilizza proprio l'intelligenza artificiale generativa, che è quella che vi parlavo prima, no? Quella di Stable Diffusion generativa, quella di ChatGPT generativa. E sono questi modelli che sono istruiti, noi gli diamo in pasto, quindi dei curriculum, gli diamo in pasto un profilo, noi gli spieghiamo cos'è il profilo, un profilo particolare, quindi quali sono le competenze che lui deve rilasciare, e Talai alla fine dà un risultato, cioè ti dà un risultato e ti dice ok, questo livello è ottimo, perfetto, strong, sbaglio, il livello massimo è strong. Da strong oppure no, è scarso, oppure medium, ti dà comunque dei parametri. Però a quel punto tu puoi prendere e prendi il curriculum. Questo ti farà risparmiare un sacco di tempo, ma sia alle aziende, tutte le aziende hanno bisogno di fare, fanno recruiting e poi sappiamo, spesso siamo inondati di curriculum e riuscire a capire, anche a fare una prima selezione, un primo filtro è complicato. Ma a parte l'aspetto tecnologico, io vorrei dire anche questa cosa di Talai ha messo in gioco le competenze all'interno dell'azienda, perché sono tante competenze trasversali che si mettono a parlare. Questa è una cosa bella che è successo anche all'interno, quindi è stato chiamato il nostro gruppo per capire ok, ma questa applicazione come facciamo a scalarla? Quindi stiamo cercando di portare anche su OpenShift AI, alcune parti già le abbiamo portate, altre le dobbiamo portare. Perché? Perché metti caso che può servire un'azienda che non ha 100 curriculum da realizzare, ma ne ha 10.000, 100.000 curriculum, cioè nel senso abbiamo tanti curriculum, ma non solo per l'analisi del curriculum per fare recruiting, anche per l'analisi di curriculum interni. Se io chiedo a tutti i miei dipendenti, mi date il curriculum, poi un attimino rivedere le skill che abbiamo. E quindi cerchiamo, perché oggi stanno emergendo anche nuove skill, e quindi risorse umane avrà la facoltà anche di capire, ok, allora forse devo puntare le informazioni su questo, come mai queste skill sono tutti scarsi, quando poi invece oggi viene richiesta. Allora devo puntare sulla formazione, quindi è un prodotto che comunque può essere l'aiuto e di supporto per tante aziende. E come vi dicevo, tutti quanti stiamo un po' lavorando assieme, quindi facciamo delle call, ed è una cosa difficile, soprattutto nella AI generativa, e anche come tu interrogi questi modelli. Sandro è molto bravo a fare prompt engineering, che si chiama, nel senso sì, ok, ma è come parlare, per esempio, ai bambini, agli adolescenti, non è puoi parlare come parli con tutti, devi avere un linguaggio particolare. La stessa cosa è con questi modelli di intelligenza artificiale, devi avere il linguaggio proprio. Ecco, Sandro sa parlare con mezzo dell'intelligenza artificiale, è proprio specializzato, sta specializzando, diciamo, stiamo migliorando. Ogni modello ha anche un suo prompt. Quindi noi stiamo analizzando anche, in questo momento stiamo utilizzando GPT 3.5, ma abbiamo fatto anche delle prove con dei modelli open, che l'idea è proprio quella di avere un'applicazione che possa girare anche direttamente su OpenShift AI, ed è proprio un esempio completo di tutte le potenzialità di questa piattaforma.
questa è una cosa molto interessante. L'evoluzione, evoluzioni future sono evoluzioni che riguardano per scelte AI, ma tutte anche le nostre aziende. Le nostre aziende devono anche fare formazione dei dipendenti, cioè nel senso che a parte, cioè nel senso queste cose qua chi è che le sa usare? Per esempio la domanda è, vabbè, ok, la facciamo, poi dentro gli abbiamo. Ok, dobbiamo fare upskilling. Upskilling è qualcosa che stiamo facendo anche noi all'interno di Red Hat e all'interno di Partech. E ci sono società che addirittura fanno reskilling, nel senso che dicono, ok, dobbiamo fare, dobbiamo cercare di imparare tecnologie che noi non conosciamo. E bisognerà semplificare dashboard, bisognerà aumentare l'interoperabilità e la standardizzazione e soprattutto essere a passo con i tempi, perché tutto sta diventando molto... cioè l'innovazione continua, ogni giorno escono prodotti nuovi, ogni giorno escono modelli nuovi, tipi di modelli nuovi, quindi dobbiamo avere anche una piattaforma che Shift AI lo sta facendo, anche acceleratori nuovi. Gli acceleratori cosa sono? Gli acceleratori sono per esempio il GPU, no? Sul OpenShift AI supporta due acceleratori, le GPU e le NVIDIA, per intenderci, lo conosciamo tutti, utilizzano CUDA. E poi ci sono delle particolari dei processori Habana Gaudi, che sono della Intel. Ora, l'Intel al CES a Las Vegas ha detto che stanno facendo uscire nuovi processori, stanno buttando tantissimi, sono anche delle start-up che stanno realizzando processori ottimizzati per l'intelligenza artificiale. Mi aspetto che comunque Red Hat, nel momento in cui ci sarà un processore che è realmente utilizzato da tutti, aggiungerà il supporto anche per OpenShift AI, per quell'acceleratore. Se ci sono domande, io ho finito l'intervento. Se avete qualche domanda, io sono finito, nel senso che vi posso dare anche qualche risposta. E comunque vi ringrazio per l'attenzione che spero di aver portato anche un po' di curiosità. Nel senso, forse vi ho bombardato anche di tante informazioni, però io spero che la cosa importante è che ho stuzzicato un po' la vostra curiosità e anche reso più sensibili a determinati temi. Cioè capire che il mondo sta cambiando, è una tecnologia e dobbiamo capire che dobbiamo iniziare ad utilizzarla. E gli strumenti che ci sono, OpenShift AI è un ottimo strumento da utilizzare se vogliamo realizzare applicazioni di intelligenza artificiale nella nostra azienda. Grazie.